Concentrate il fuoco! Ancora tu. Non posso dire che sia una sorpresa. Sembra che quelli come te vogliano solo distruggere tutto ciò che il nostro governo ha ottenuto. Non c'è niente che mi impedisca di ucciderti stavolta. Facciamola finita. Non sono d'accordo. L'enclave è al massimo del suo potere. Una volta che questo edificio sarà operativo, le masse accorreranno dall'enclave per ottenere acqua non contaminata, protezione e un futuro. Ho giurato di proteggere la presidenza. La catena di comando deve essere rispettata. Non mi aspetto che tu capisca. Che arroganza. Se è questo che desideri, così sia. È confortante pensare che non avrai molto tempo per pentirti. E questo è sistemato. In questo momento i Pride staranno spazzando via qualsiasi opposizione si trovi là fuori. Mettiamo questa stanza in sicurezza. Dottoressa Lee, sono Sarah Lyons. Sono nella sala di controllo. Siamo tutte e due qui. Che sta succedendo? Beh, per fortuna che era una festa. Uno di noi dovrà andare là dentro e accendere quell'affare. E chiunque lo farà, non tornerà indietro. Non è esattamente il modo in cui immaginavo di andarmene, sai? Cosa facciamo? Tiriamo a sorte? Dovrai fare in fretta. Se le radiazioni sono pesanti, non avrai molto tempo. Non dimenticherò quello che hai fatto qui. Nessuno lo dimenticherà. Grazie.
Fu così che il vagabondo solitario si allontanò dal Vault 101, con l'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre. Un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità, pur di salvare il suo unico figlio. La zona contaminata della capitale si rivelò un posto crudele e inospitale, ma il vagabondo solitario non si arrese alle immoralità che si erano impossessate di così tante anime. I valori che aveva imparato dal padre, altruismo, compassione, onore, guidarono quest'anima nobile e lo aiutarono ad affrontare innumerevoli sfide e trionfi. Fu solo alla fine del suo lungo viaggio che il vagabondo solitario imparò il significato più profondo della più grande delle virtù: il sacrificio. Entrando nella sala comandi irradiata del progetto Purezza, il figlio aveva seguito l'esempio del padre: sacrificare la propria vita per il bene dell'umanità. Per fortuna, quando il malvagio presidente lo scelse come suo strumento di devastazione, il vagabondo rifiutò. L'umanità, nonostante fosse piena di difetti, fu salvata. Le acque della vita finalmente scorrevano, libere e pure per tutti, indistintamente. La zona contaminata della capitale era finalmente stata salvata. Così termina la storia del vagabondo solitario, che varcò l'imponente soglia del Vault 101 e diventò una leggenda. La storia dell'umanità non arriverà mai a una fine, perché la lotta per la sopravvivenza è una guerra senza fine. La guerra non cambia mai.